Buongiorno a tutti, eccoci qua. Oggi 4 maggio 2019 ci troviamo allo stadio calcistico di Santa Anastasia per un evento importante, la partita del cuore. La partita del cuore è naturalmente ideata e creata da Angelo Iannelli. Siamo qui, purtroppo il tempo ci è avverso, quindi dovremo limitare un attimino le nostre riprese perché è in dubbio la partita se si svolgerà oppure no. Però tutti gli incontri, tutte le interviste saranno effettuate man mano che arriveranno. Quindi avremo l'opportunità di intervistare i partecipanti a questo evento che è abbinato anche a Teleton. Quindi sabato 4 maggio stamattina, Stadio Agostino Di Cicco, Santa Anastasia, tra poco le interviste con Angelo Iannelli e tutti gli amici del cuore. Quindi la partita del cuore, non poteva essere lui, il grande, il dominatore, il grande Pulcinella, Angelo Iannelli. Siamo qui a Santa Anastasia, come ho già preannunciato, per l'evento del giorno, oggi 4 maggio, purtroppo il tempo ci è tiranno, come diceva qualcuno, la gente sta partecipando, sta arrivando man mano, perché agli eventi di Angelo non si può mancare. Ciao Angelo, comunque complimenti sempre per l'organizzazione, per tutti gli amici, gli addetti stampa, la televisione e tutto quanto, che sono sempre presenti ai tuoi eventi. Oggi è un evento particolare perché è un evento che stiamo rimandando di volta in volta. Sì. Oggi lo faremo, comunque vada lo faremo. Si fa. Quindi ti cedo il microfono per fare le tue esternazioni su questo evento. Niente, abbiamo pensato con l'amministrazione comunale di Santa Anastasia, il sindaco dell'Abate, con due cari amici, Mimo De Simone e Tino Scarpato, insieme di mettere su un evento dove possiamo donare una speranza ai meno fortunati, quindi al disagio sociale. Ed è giusto che un luogo come Santa Anastasia, conosciuto con l'immagine della Madonna dell'Arco, con questo santuario, con i famosi fuenti, accolga tanti artisti, comici, cantanti, VIP, personaggi dello spettacolo, ma anche istituzioni che vengono qua a dire sì, io ci sto. E nonostante le condizioni proibitive, vedo tanti amici che sono arrivati da lontano, vedi, c'è l'ex calciatore del Napoli Nicola Mora, vedo Enzo Nicolò, imitatore Rai, Lino Blandizzi, un cantautore Rai, Ciro Scialovi, trattista, stanno arrivando Antonio Zeno, un cantante, Gennaro De Crescenzo, insomma tanti, ma stanno arrivando nonostante la pioggia. Allora, significa che valgono doppio, significa che il loro cuore è talmente grande quanto un vulcano. Allora tra un po', se si ferma anche il tempo, noi giochiamo e diremo è più bello perché abbiamo sfidato la pioggia. Quindi anche con la pioggia non ci ferma nessuno. Non ci ferma nessuno e quindi le soddisfazioni si raddoppiano. Poi abbiamo un bel dolce, ricordiamo la madrina Ida Rendano che sta arrivando. Ecco, vedo che nonostante piove qua sotto già siamo tanti. Allora significa che c'è fermento per un grande evento. C'è adrenalina. Soprattutto perché la voglia di fare qualcosa di positivo. E siamo in un luogo sacro che sarebbe appunto la città di Santa Anastasia, dove la Madonna potrebbe fare un bel miracolo in questo caso. Terminare la pioggia, ma asciugare anche il campo. Ma il senso è quello che stiamo insieme per una giusta causa e ci divertiamo. Grazie Angelo, ci risentiremo man mano che la manifestazione va avanti. Se poi ci porti qualche ospite in particolare, noi siamo qui a sentire le opinioni di tutti. Con tutti. Ok, grazie, saluto tutti voi di Teleblu e sarà un grande evento. Andiamo avanti. Continuano ad arrivare gli ospiti, ne sono tanti, grandi calciatori del passato, del presente, artisti, imitatori, pittori, autorità. Siamo in attesa che arriva anche il sindaco per poi procedere con le varie iniziative del territorio. Eccoci qua, arriva un altro amico comune che tra poco andremo a intervistare, che è Gennaro De Crescenzo. Eccoci qua, continuiamo le nostre interviste, il primo di una lunga serie, un cantante, Gennaro De Crescenzo, una persona notissima con i suoi spettacoli che sta svolgendo in tutta la Campania e oltre. La sua melodia attrae, continua, simpatizza ed è sempre presente agli eventi di Angelo
Iannelli. Sotto la pioggia ci ritroviamo. Sempre, sempre, anche se la partita del cuore io non gioco, attenzione, quindi essere presente qui e sono onorato perché sono sempre eventi che Angelo fa secondo solidarietà, importante, e quindi essere solidali in questo momento e in questo momento proprio della vita è importante, quindi portare la musica in questo momento mi fa solo altro che piacere. Quindi saremo presenti anche alle altre grosse opportunità che ci darà Angelo nei suoi eventi, perché i suoi eventi lasciano il segno e lasciano la tracciabilità dei grossi personaggi. Ancora adesso si parla del Party del Sorriso, del suo compleanno, quindi veramente è stata una cosa fantastica che comunque ha fatto la differenza. Ce ne accorgiamo dai mass media come ne parlano, quindi Angelo deve essere sempre onorato e portato avanti per i suoi eventi.